la ricerca in questo campo è molto attiva. Anche noi siamo coinvolti in numerosi studi, sia di tipo eziologico, cioè nel cercare di capire la causa di queste forme, sia di tipo patogenetico, cioè nel cercare di capire come questa malattia si manifesta, sia dal punto di vista terapeutico. Quello che possiamo dire è che l'infiammazione deriva da cellule che sono presenti nella circolazione, cioè nel sangue. Queste cellule che fisiologicamente, cioè in condizioni normali, sono non attivate, sono assolutamente quiete, se si può dire, in una forma come l'artrite idiopatica vengono attivate da stimoli ancora per lo più ignoti, e questa attivazione porta poi alla produzione di sostanze infiammatorie. Questo si verifica sia a livello sistemico, cioè nella circolazione sanguigna, sia purtroppo anche a livello locale, in quanto è proprio nell'articolazione che si perpetua il danno e sono queste cellule infiammate o pro-infiammatorie, come si suol dire, che producono le sostanze infiammatorie che vanno poi a danneggiare il cartilagine che riveste l'osso e l'osso sottostante qualora la cartilagine sia danneggiata. In età pediatrica le articolazioni hanno pochissimo o assente liquido, quello che si chiama liquido sinoviale, in condizioni normali, mentre in queste condizioni infiammatorie il liquido va ad accumularsi e in questo liquido, proprio in questo liquido, sono contenute queste cellule e queste sostanze. La ricerca va a ricercare le sostanze e trovare sempre delle proteine nuove che possono essere coinvolte, va a studiare come queste cellule possono produrre queste proteine e va a studiare come queste cellule possono arrivare nel sito bersaglio, cioè nell'articolazione, allo scopo di trovare dei bersagli che poi potranno essere oggetto di terapie più specifiche e più mirate.